Intanto benvenuti a tutti, grazie per essere qui. Vorrei darvi il benvenuto a questo webinar sull'ecosistema aperto del fintech, dall'open banking all'open finance, e iniziare presentandomi e presentando i miei ospiti. Io mi chiamo Alberto Mussinato, mi occupo di strategy e business development nella unit di Fabric Platform, quindi quella che si occupa delle piattaforme sia di open banking che di open finance, e ho il piacere di avere qui con me due aziende nostre partner che fanno parte del nostro ecosistema e che ci danno una mano a costruire nuovi casi d'uso e a fare innovazione insieme. Ho il piacere di introdurvi sia Filippo Rocca e Ferruccio Ferruzzi di Bandier, e lascerei loro presentarsi. Buonasera a tutti. Buonasera Mirko Lalli di The Data Appeal Company. a tutti. Ciao Alberto, grazie mille, buonasera a tutti. Perfetto, direi che possiamo partire. Intanto una brevissima introduzione dei partecipanti, si sono già presentati. Ovviamente, giusto per dare un inquadramento, con Ferruccio lavoriamo alla parte di vendita e business development delle soluzioni Bandier. Filippo è il CEO della società, e lo stesso vale per Mirko relativamente a The Data Appeal Company. Partiamo subito. Questo webinar è pensato per essere articolato su quattro sezioni. Una prima sezione introduttiva, dove vi racconto un pochino quelli che sono i trend che stiamo vedendo, abbastanza, diciamo, generali, non con un riferimento specifico all'open banking, ma sicuramente che poi afferiscono e influenzano le dinamiche di quello che è il nostro mercato. Che cosa abbiamo fatto fino ad oggi? Che cosa stiamo facendo nel mercato dell'open banking come Fabric? I nuovi casi d'uso verso l'open finance, quindi l'allargamento degli orizzonti in cui questa sessione è stata pensata per essere appunto davvero aperta, e quindi il contributo preponderante verrà portato da Bandier e da The Data Appeal. E poi l'ultima sezione, un po' conclusiva, capendo quali sono gli scenari, diciamo, futuri un po' più a lungo termine, e quali sono anche le opportunità che questi scenari portano sia per i player del mercato finanziario piuttosto che del mercato tecnologico. Perfetto, partiamo con l'introduzione. Come probabilmente tutti avrete notato, si parla tanto di innovazione, di evoluzione tecnologica, ed è una cosa ormai chiara. La cosa, diciamo, secondo me sorprendente di questo tipo di fenomeno è il fatto che stia continuamente accelerando. Quindi qui vedete un grafico che rappresenta per diverse tecnologie, piuttosto che abitudini di consumo, il tempo necessario in anni a raggiungere 50 milioni di utenti. Come vedete, si passa dagli aeroplani, che ci hanno messo 64 anni, fino a un fenomeno, diciamo, un po' rapido come la diffusione di Pokémon Go, che è un giochino, diciamo, un giochino per mobile che ci ha messo solo 19 giorni. La cosa interessante è che appunto il ritmo di velocità a cui queste adozioni corrono sta crescendo. Ma com'è possibile che, diciamo, ci sia un'accelerazione così forte? Questa è una slide molto usata e a volte abusata. La possibilità di riuscire ad accelerare su questo tipo di innovazione, sul tipo di diffusione della tecnologia, funziona solo con un livello di dematerializzazione crescente. Infatti, se notate le società sotto, è vero che non hanno asset, ma si contraddistinguono tutti per un fortissimo posizionamento digitale. E la cosa interessante è che hanno raggiunto questo livello di dematerializzazione spostando un focus chiave. L'industria del Novecento aveva come apice e come capacità quella di gestire gli asset fisici e anche le risorse. Nell'industria, diciamo, del terzo millennio, quello che è importante è riuscire a gestire sempre un flusso sempre maggiore di dati e di informazioni, e la capacità di poter controllare e costruire reti di interazione complessa. Come vedete, è molto interessante questa legge di Metcalfe, che in sostanza spiega come mai ci siano sempre dei fenomeni sempre più acceleranti che, come sottostante, hanno l'effetto di basarsi su un network. Pensiamo ai social network piuttosto che alle piattaforme di marketplace o e-commerce. La cosa interessante è che, appunto, questo modello si esplica sulle piattaforme. Qui faccio
veramente un po' di punti introduttivi per cercare di essere, diciamo, portare il mondo dell'open banking un pochino anche in quello che è la realtà di tutti i giorni. Per esempio, facendo l'esempio di come funzionano le piattaforme, tipicamente si articolano su almeno tre player. C'è chi produce il servizio, quindi un produttore che è bravo magari a risolvere una specifica esigenza. C'è il consumatore di questo servizio e il momento in cui il valore si scambia tra il produttore e il consumatore, questo scambio avviene su un luogo fisico o immaginario che è la piattaforma. Questa piattaforma può assumere forme multiple, può essere, diciamo, il portale di marketplace dove acquistate i vostri libri, piuttosto che appunto una società come Airbnb che fa intermediazione di locazioni turistiche. Quindi i producer in questo caso sono chi mette a disposizione i propri appartamenti e i consumers chi li affitta. Cosa importante è che ovviamente la piattaforma assolve a due principali compiti: quella di essere l'unico punto di contatto per il consumatore e quella di riuscire a gestire la rete di interazione che si genera tra producer e consumer. La cosa interessante è che ovviamente questa relazione non è monodirezionale. È possibile che un producer possa giocare in una determinata condizione. Pensate per esempio a chi mette a disposizione l'appartamento su Airbnb, in un altro caso potrebbe affittare un altro appartamento messo a disposizione da un'altra persona su Airbnb, quindi diventando anche consumer. In ultimo, nel mondo della tecnologia, per permettere questo scambio tecnologico, l'innovazione chiave, che ormai non è più, diciamo, è stata abbastanza sdoganata ed è abbastanza comune, sono le API, ovvero Application Programming Interface. Questo è un esempio molto bello di come Uber riesce ad appoggiarsi su servizi terzi, quindi in questo caso producer terzi, che gli consentono di avere più funzionalità. Google per le mappe, piuttosto che Braintree per il pagamento, piuttosto che questa società che si chiama Evox Image per recuperare le immagini. La cosa interessante è che queste API sono, per fare un parallelismo, come se fossero il traduttore, diciamo il traduttore online che permette di trasferire un'informazione o una frase da una lingua a un'altra. Lo stesso le API lo fanno per i codici o per le macchine, quindi permettono di rendere i sistemi interoperabili. Una volta chiusa questa introduzione vi racconto un pochino che cosa è successo nell'open banking, sempre tenendo come punto cardine questi due concetti di API e di piattaforma. Come vedete un po' rispetto a quanto vi raccontavo su quella legge dei network, l'open banking è esattamente, diciamo, si inquadra nella serie di fenomeni in cui ci sono delle tematiche di rete. Quindi, come vedete, i trend sono molto simili a quelli che vedevamo su quello schizzo di appunti della tavola prima. In particolare qui vi riporto quelli che sono stati i trend in UK, che è il paese tipicamente più avanzato per normativa, perché è partito un anno prima, e quindi vedete che questi numeri di calls sono il numero di interazione e di servizi che vengono scambiati in ogni mese. Vedete che ha un andamento molto simile a quello esponenziale. Lo stesso più o meno in Italia stiamo provando a fare noi con Fabric, che è la linea blu, che abilita una molteplicità di casi d'uso di open banking, e quindi stiamo davvero sperimentando questa crescita. Pensate che diciamo circa anno su anno, rispetto al mese di aprile e maggio non cambia molto, siamo cresciuti di circa 40 volte come volumi. Perché questo? Perché il settore finanziario, quello bancario, subisce una competizione costante da nuovi player che hanno un pochino sparigliato le carte in gioco e si basano su tre principi chiave: quello di essere aperti, di essere modulari e soprattutto di essere data-driven, poi capiremo meglio cos'è. Quindi si appoggiano a terze parti per offrire dei servizi e tipicamente sono molto più veloci e anche riescono a costruire quel network che li porta di per sé ad avere, al netto della soddisfazione del cliente, un andamento esponenziale di continua crescita e accelerazione.
Per questo è nato Fabric. L'idea di Fabric appunto era quella di mettere tutti questi elementi, o meglio costruire un primo embrione di questo network per permettere all'ecosistema finanziario italiano, e poi anche per giocare un ruolo sull'ecosistema finanziario europeo, di avere questo fenomeno di accelerazione e di portare davvero l'innovazione nei servizi finanziari. L'ecosistema ovviamente per partire è partito dalla parte più soft, più light, quindi da quello di costruire un network di relazioni che si diciamo condensano nel luogo virtuale che è la community del FinTech District, dove vengono riunite tutte le realtà che lavorano o comunque contribuiscono all'innovazione del mondo FinTech in Europa, in Italia e nel mondo. Questo è stato il primo passo per cominciare appunto a costruire questo effetto rete che permette la scalabilità delle iniziative. Il secondo passo è stato quello di portare il concetto di network ad un livello tecnologico, e questo è stato fatto attraverso le API. Tipicamente la nostra visione si basa su 4 livelli, dove c'è un livello di relazione che tipicamente è svolto dagli istituti che hanno la base clienti retail, fatemi dire, quindi qui vedete alcune realtà del gruppo Sella da cui proveniamo, da un livello di abilitazione che è la piattaforma appunto che consente di poter abilitare dei servizi tecnologici verso questi player, e poi da un livello di produzione di servizi, quindi chi è specializzato nell'erogare un determinato di servizio può attraverso la piattaforma erogarla a tutti i player sopra. In ultimo c'è un livello di infrastruttura, seppur relativamente meno rilevante ai nostri scopi, comunque fondamentale, che permette appunto il dialogo tecnologico ad un livello proprio tecnico. La cosa interessante di questa tavola è che se in orizzontale potete vedere i nostri, tra virgolette, livelli di immaginiamo il nostro stack tecnologico per portare le iniziative sul mercato, allo stesso tempo in verticale potete notare alcuni dei casi d'uso. Per esempio l'API Banking di Sella è basata su questa infrastruttura che si chiama Centrico, fornisce la produzione dei servizi bancari attraverso la piattaforma di Fabric verso consumer che possono essere aziende o anche clienti finali. Lo stesso vale per lo smart banking di Hype piuttosto che il business dei pagamenti di Axerve. Perfetto, ora vi racconto un pochino quali sono stati gli step per giungere a questo tipo di visione. Tipicamente Fabric nasce nel 2015 come un canale API captive di Banca Sella. Quindi, nascendo come canale API captive, aveva la possibilità di avere un solo numero di player e di erogare solo servizi bancari. Il primo step è stato quello di dire, benissimo, bisogna aumentare il numero di player a cui dare accesso e abilitare questi servizi. E quindi si è spostato verso la creazione del FinTech District, che come vi dicevo è la community di FinTech più rilevante in Italia, il punto di riferimento per l'accesso in Italia delle FinTech europee. Secondo step è stato quello di dire, perfetto, noi creiamo un livello di relazione ma non riusciamo a dare un'armonia, a gestire in maniera diciamo unica il valore e a veicolare il valore che viene generato da questo ecosistema, e quindi abbiamo deciso di lanciare la piattaforma Fabric, che è una piattaforma di OpenAPI che ospita un numero di player che è sempre crescente sia lato consumer che lato producer, e in più riesce ad avere una delivery del valore che nei casi in cui appunto è interessante è focalizzata, e quindi ha tutta una serie di vantaggi di interoperabilità e di dialogo che portano alla velocità, ad essere più veloci e più anche innovativi nella costruzione dei casi d'uso. In ultimo, lo step che stiamo facendo con l'aiuto anche di Bandier e di The Data Pill Company, cioè quello di diventare una piattaforma di Open Finance, andare oltre a quello che è il supporto alle attività di banking pure, e cercare di davvero costruirci un posizionamento nuovo in cui essere capaci di risolvere sempre più soluzioni e di trovare anche nuove applicazioni per le tecnologie e per gli asset tecnologici che abbiamo già disponibili. Detto questo, io magari lascerei la parola a Ferruccio e a Filippo per raccontarvi un pochino quella che è l'esperienza di Bandier e anche i casi d'uso che abbiamo pensato e su cui stiamo lavorando insieme. Ok, perfetto, grazie mille
Alberto per la introduzione. Stiamo condividendo la presentazione che dovreste vedere tutti. Ottimo. A questo punto faccio una breve introduzione su chi è Bender, poi lascio ovviamente a Ferruccio poi curare tutta la parte di casi d'uso e come ci stiamo ovviamente poi muovendo anche noi all'interno di questo mercato. Allora, Bender è una startup che nasce fondamentalmente da tre persone, io più altri due, Francesco e Simone, che non sono qua con noi oggi, sul quale ovviamente abbiamo cominciato a lavorare su un protocollo che si chiama WebRTC, che di fatto semplifica il modo in cui si possono fare delle videochiamate, no? Quindi direttamente da browser senza dover installare assolutamente nulla. Quindi direttamente poi volendo anche come quello che anticipava prima Alberto, poi usufruendo tutta una serie di API che permettono poi questa tecnologia di essere facilmente integrata all'interno di applicazioni terze. Dopo un paio di anni di sviluppo e una parentesi negli States, siamo entrati in Italia, abbiamo fatto la nostra startup innovativa e dopo aver circa raccolto 3,2 milioni e avere un team di 19 persone oggi, stiamo lavorando tanto ovviamente su settori di banking e finance, quindi anche poi sul mondo insurance che è connesso, ovviamente poi ci stiamo espandendo anche su altri verticali che poi non sono oggetto poi di oggi. Lascio poi a Ferro spiegare un pochino meglio nel dettaglio che cosa poi abbiamo realizzato grazie anche alla partnership con Fabric. Sì, grazie Filippo. Andiamo al crudo tenendoci i 12-13 minuti a disposizione, vero Alberto? Diamo uno scenario di contesto di merito degli ultimi mesi, ovviamente sono noti a tutti, ma diciamo hanno riportato una particolare attenzione a quelli che sono i nostri ambiti tecnologici. Sostanzialmente il Covid ha portato, non emergenza, ma contingenza, l'utilizzo e il mantenimento di una relazione tra le varie istituzioni che erano solite anche mantenere i propri rapporti dal canale fisico, fossero visite filiali o interazioni diciamo così similari, riportato la necessità di poter mantenere l'operatività che presupponeva ovviamente tutti i servizi erogati, ma che questo potesse avvenire anche da remoto con un'esperienza la più facile e intuitiva possibile e che mantenesse ovviamente tutti gli stream di revenues e i livelli di servizio richiesti. Questo ha portato, e tutti noi abbiamo esperienziato la moltitudine di piattaforme di videoconferenza e di videocollaborazione che ovviamente hanno costruito ancora di più la quotidianità di ogni singolo operatore professionale e anche con la relazione con la propria clientela. Abbiamo visto che i nostri contatti, i nostri clienti, alcuni dei nostri clienti e il mercato in generale dell'enterprise, rimanendo nel settore bancario, finance, hanno preferito in una soluzione tampone quella di adottare in larga scala quelli che erano gli strumenti già presenti nell'azienda, quali piattaforme di videocollaborazione classica, fosse quella che stiamo utilizzando oggi o l'accezione Teams o Meet, creando anche l'allargamento verso una cosiddetta interazione anche con la parte di clientela e prospect. Questo necessariamente però è stato restituito come esperienza non troppo qualificante. In realtà Bender, come accennava Filippo, si propone per un cambio di paradigma nel segmento della videocollaborazione classica, ossia ricollegandoci anche a quello che descriveva Alberto prima, come soluzione tecnologica abilitante che nasce per essere integrata nativamente all'interno dell'ecosistema applicativo committente. Quindi immaginiamoci nello scenario banking classico un CRM, una dashboard operatore e il sito home banking piuttosto che l'app di mobile banking, così che l'utente percepisca che l'esperienza e la relazione a distanza avvenga nella modalità più facile possibile, mantenendo ovviamente securizzato e controllato l'ambiente di fruizione, ma soprattutto ci fosse sempre quella che per tutti è un obiettivo importante dei vari progetti di relazione, una user experience semplice e intuitiva che restituisse quello che gli applicativi della quotidianità potevano avere come fattore comune, quali WhatsApp piuttosto che un FaceTime o la chat asincrona.
Andando nello specifico, nel concreto, di cosa abbiamo prodotto insieme a Fabric in questo periodo, quindi in un breve lasso di tempo accelerato dalla contingenza del Covid, sostanzialmente esprime i due orizzonti esperienziali dell'offerta Bellier. Una, la virtual branch concepita appunto nativamente con Fabric, che presupponesse tra diciamo, i requisiti fondamentali richiesti dalla banca committente la possibilità di abilitare una videocomunicazione arricchita di tutte le feature collaborative classiche, quale condivisione su documenti, invio file e lavagne collaborative dove poter appunto approfondire documenti o particolari della presentazione tra i vari utenti, presupponesse una facile e intuitiva esperienza riassunta con un click. Un click per entrare in call che fosse agnostica dal device di fruizione, desktop, mobile, tablet o sistema operativo, che presupponesse solo la discriminante del browser e quindi della connettività. Ovviamente questa era un'esigenza che, rivolta all'esperienza cliente, dal lato banca era richiesta una rapidità di implementazione di questa soluzione già integrata all'interno della piattaforma CRM della banca stessa, così che anche l'invio dei link, il dispaccio, piuttosto che il monitoraggio di tutte le attività fosse ovviamente riconducibile a quelli che sono le reportistiche legacy della banca stessa. L'altro verso esperienziale, ancora più sfidante, che con Fabric abbiamo atterrato, è stata invece una richiesta molto più specifica. I banker, i vari gestori della relazione nelle varie accezioni, utilizzavano tutti per comunicare con i clienti chi WhatsApp, chi FaceTime, chi Skype, chi Zoom, chi strumenti forniti dalla banca, chi slegati. L'esigenza della banca private, in questo caso specifico, era quella di riportare la relazione su tutti i canali, che fosse la chat asincrona, la videocollaborazione o la videochiamata, all'interno del touchpoint banca, riconosciuto dall'utente come sicuro, e quindi sempre, diciamo così, inerente al servizio di merito, ma soprattutto che restituisse anche quell'esperienza utente che era replicata dai vari strumenti consumer classici, quindi già citati. Questo ovviamente presupponeva una complessità un po' più alta dal punto di vista progettuale di integrazione, perché il CRM o la dashboard operatore era la parte, diciamo così, facile, analogamente all'altro caso d'uso. L'integrazione delle nostre SDK all'interno dell'app mobile è stata la sfida vera e propria, che ci ha consentito entro 20 giorni di lavoro di poter abilitare quel touch point affinché il gestore potesse chattare con la propria clientela all'interno dell'app, potesse fare chiamate in outbound qualificandosi sempre con logo e nome e quindi facendo uscire tutto quello che potesse essere una non riconoscibilità del chiamante, ovviamente ancorché un rapporto privilegiato tra le controparti, e questo è stato il doppio binario che abbiamo affrontato con Fabric, che ci ha consentito di esprimere tutti gli elementi qualificanti della proposta tecnologica Bellier. Quindi da un verso il poter raggiungere e mettere in contatto le varie controparti riconoscendo l'interlocutore che innesca la chiamata, ma agnosticamente dal device di accesso. L'altro invece era una full integration all'interno di quello che è il touchpoint mobile nativo e quindi ovviamente molto più immersivo dal punto di vista dell'esperienza utente. Andando un po' più nel profondo, mentre rimanendo sul parallelismo dei due orizzonti, diciamo così, prodotti, situazione è analoga, nel senso che esisteva una crisi, ora magari parola forte, del modello precedente, che presupponeva
ovviamente meeting fisici e contatto fisico con la clientela, e anche quella di poter raggiungere, sfruttando quello che prima veniva individuato come qualcosa, funzionalità di marketing o nice to have, proprio per la contingenza si ribaltava come necessità di portare digitalizzazione e relazioni remote tra i vari interlocutori del rapporto bancario in questo momento. Ovviamente stiamo parlando di interazioni che presuppongano quello che è la centralità della competenza professionale, sia nell'accezione di trust del viso di un contact center, quindi la parte diciamo più massiva in outbound o inbound, sia una relazione più privilegiata che può avere il banker con i propri clienti, che necessariamente non hanno bisogno di tante presentazioni. I risultati sono stati per i due versi la costruzione in pochi giorni sul primo caso d'uso della virtual branch con Fabric della soluzione operativa, l'ingaggio e la relazione è stata abilitata su più verticali, quindi non solo la relazione commerciale, ma anche quello che può essere un inbound scaturito dal canale classico telefonico, che poi si tramuta con l'invio di un link semplice in una video collaborazione, che ovviamente poi riporta tutta il set di reportistica e di documentazione ad alimentare i sistemi legacy banca. Ovviamente il secondo caso d'uso di integrazione sull'app si portava dietro anche degli obiettivi di esperienza molto più sfidanti, quali la brand identity della chiamata, quindi uno squillo che non è più sulla rete GSM col nome della banca, sempre che qualcuno l'abbia memorizzato correttamente, ma lo squillo dell'app del mobile banking con il logo, il nome del banker o la unit di riferimento. La chiamata poteva essere setappata con l'esperienza richiesta, quindi video abilitato lato operatore bancario e video muto dal punto di vista del cliente, ovviamente sempre abilitabile, questo per anche generare i primi passaggi di privacy e non invasività della telefonata classica. Ovviamente soluzione di web collaboration classica consentiva di dare supporto a tutti quei canali digitali, supportare anche nella migrazione al fai da te direttamente con l'utilizzo di un unico link. L'app mobile consentiva con maggior potenza di poter generare un caso d'uso particolarmente sexy, perché riportava tutto quello che è l'utilizzo quotidiano di strumenti consumer slegati da reportistica e da mappatura dei vari contatti all'interno del touch point coinvolto nella informativa e nella dispositiva. Ultimo e non ultimo, l'app mobile, tra le richieste sfidanti, era anche quella di, proprio per convertire o aumentare la conversione dei canali fai da te, quindi l'operatività autonoma dei propri clienti che navigano l'app, anche quello di poter condividere lo schermo dell'app stessa all'operatore e essere guidati in maniera molto molto più immersiva come unicum di mercato, condividendo appunto la navigazione dell'app all'operatore. Le feature disponibili in entrambi i casi d'uso, con specifiche modalità di interfacce e comportamenti diversi, sono la lavagna virtuale, giusto per fare una carrellata su quelli che sono effettivamente le feature disponibili dalla suite tecnologica, una lavagna virtuale dove poter appunto collaborare a quattro mani con tutti i fruitori della call, sia su flusso video acquisito sia su documenti, la condivisione di schermo classica che tutti noi conosciamo dai vari applicativi già in utilizzo, ovviamente rilegata anche alla parte di privacy mode, quindi blindando la condivisione a una singola scheda del browser per
consentire all'operatore di non condividere erroneamente dati sensibili o dati che comunque non meritano di essere condivisi col cliente. La chat e l'invio file classici. L'invio file è abilitato anche da mobile verso web e viceversa, e tool più specificatamente collaborativi nella fase di assistenza alla navigazione, quali il puntatore live e la possibilità di acquisire tutto il flusso video della controparte. Queste sono le feature. Ultimo passaggio sugli analytics e sulla reportistica, che merita un po' di attenzione visto il segmento banking e finance, che ci ha visto tra l'altro produrre i primi casi d'uso proprio come remote advisory in ottica MiFID 2, quindi rimanendo aderenti sia alla tracciatura di tutte le call e le interazioni tra le varie figure bancarie e con la propria clientela, fino a produrre anche quello che è il recording delle chiamate e che dovesse necessariamente arrivare ad essere inserito con nella compliance MiFID 2 all'interno del record keeping, ovviamente, di consulenza. Dovrei essere rimasto nei tempi, stranamente. Perfetto, grande, grazie mille Ferruccio. Passo la parola ovviamente a Mirko, che ci racconta un pochino una tematica, diciamo, molto interessante sulla parte dati e location intelligence. Eccomi qua, dovreste vedere il mio schermo, corretto? Sì, ti vediamo. Perfetto, allora una brevissima introduzione. Io sono Mirko Lalli, sono l'amministratore delegato e il fondatore di DataPill. DataPill è nata 5 anni fa in H-Farm e il nome originario era TravelAppill. Inizialmente abbiamo sviluppato una serie di servizi per il mondo del turismo. Poi a un certo punto ci siamo resi conto dal mercato, da quello che stava succedendo, che quello che stavamo facendo era molto interessante anche per altri settori, tra cui il mondo finance, e vi racconto esattamente perché. Oggi, dopo questo pivot, la società ha raccolto un po' più di 5 milioni, quasi 6, in 2 round, 3 round circa. Siamo una 40 di persone e stiamo crescendo anche fuori dall'Italia. Di fatto oggi siamo un data provider e abbiamo tutti quei dati, quelle informazioni che sono utili agli utenti, alle persone, per prendere delle decisioni. Se guardate questa slide capite perché siamo partiti dal mondo del turismo, perché è stato il primo settore che è stato profondamente sconvolto, colpito dalla cosiddetta feedback economy. Pensate alle recensioni di TripAdvisor, a quanto hanno impattato la percezione di hotel e ristoranti, ad esempio. Ecco, questa stessa dinamica ormai è estesa in tutti i settori, non soltanto nei settori appunto turistici, ma in tutti i settori e per tutte le decisioni, sia online che offline. Questa distinzione tra online e offline ha perso completamente significato. Questi dati che si trovano, che sono disponibili online, appunto recensioni, conversazioni sui social network, feedback, rating, sono la prima fonte di influenza e quindi la prima fonte di decisione per i clienti. E quindi la domanda è: c'è un modo per analizzarle in maniera automatica, ovviamente, massiccia, usando il machine learning e tutto quello che è appunto la tecnologia big data, e per avere delle informazioni, trarne del valore, in modo da aggregarle e tirare fuori tutta una serie di informazioni utili per varie finalità? Abbiamo costruito questa tecnologia, che è completamente proprietaria, e fin dall'inizio abbiamo lavorato con le API, cioè abbiamo lavorato sia con dei prodotti specifici per determinati segmenti, ad esempio per il mondo del turismo abbiamo dei prodotti specifici SaaS, siamo partiti da là, ma in maniera nativa abbiamo lavorato da subito per fornire un ecosistema di API per avere accesso a queste informazioni. Poi vi spiego meglio quali sono queste informazioni. Come lavoriamo? Noi mappiamo, e abbiamo già mappato tutta Europa,
tutti i territori, ma partiamo da un territorio, lo mappiamo. Cosa vuol dire lo mappiamo? Vuol dire che raccogliamo dalle mappe online tutti i point of interest. Per ciascuno di questi point of interest andiamo a riconciliare, i nomi magari si chiamano in maniera leggermente differente in base alle fonti, quindi abbiamo costruito una tecnologia che va a riconciliare, colleghiamo ogni singolo poi con tutti i suoi canali di contenuto, nel caso di un hotel è TripAdvisor, Booking, Expedia, Oridecheck, Zulp, Yerf, Foursquare e così via, raccogliamo tutti i contenuti, li analizziamo con un sistema semantico che abbiamo costruito noi e andiamo a tirar fuori degli indicatori. E questo vi fa capire anche perché le banche inizialmente si sono dimostrate subito molto interessate a quello che facevamo, perché nel caso di un hotel, ad esempio, se avete buone recensioni e comunichi bene online, hai molte più probabilità di fatturare di più. Quindi diventa un dato predittivo che va a integrare i criteri di rating. Oggi abbiamo praticamente tutti i point of interest di tutta Europa, dove non li abbiamo, ma li possiamo facilmente recuperare, alcune piccole zone a macchia di leopardo, e attraverso il nostro ecosistema di API è facilissimo tirar fuori una serie di informazioni. Per questo il modello è assolutamente nativamente compatibile con il modello di Fabric, API to API, e si tratta appunto di integrare delle informazioni in maniera liquida in un ecosistema che funziona sostanzialmente allo stesso modo. Una volta che si tirano fuori le informazioni, abbiamo sia i dati grezzi, sia una serie di dati già elaborati che permettono appunto già di avere delle indicazioni specifiche. Spiego meglio. Ad esempio, come dati elaborati, abbiamo degli indici proprietari. Per rimanere nell'onda dell'attualità, l'ultimo indice che abbiamo costruito è un indice che si chiama COVID Safety Index, che va ad analizzare come ogni singola attività produttiva customer facing del territorio sta implementando le misure anticontagio, e quindi vengono implementate sì o no, come vengono comunicate e come vengono percepite dai suoi clienti. Mettendo tutto assieme, abbiamo dei sottoindici e un indice generale che dà una temperatura di come il territorio e ogni singola attività produttiva sta reagendo alle misure obbligatorie per legge, ad esempio in molti territori, e ovviamente sono dati normalizzati, permettono di fare benchmark e così via. Gli indici proprietari ne abbiamo diversi che permettono anche di appunto farsi un'idea da sotto determinati punti di vista. Questo ad esempio era la spiegazione del COVID Safety Index, e verrei subito al punto più interessante che vi ho anticipato prima. Come mai abbiamo iniziato a lavorare in maniera molto forte per il mondo finance? Quello che vi ho detto prima è esattamente quello che è successo. A un certo punto una grande banca ci ha chiesto di fornirgli i dati di sentiment delle strutture ricettive all'epoca e ristoranti, quindi hotel e ristoranti, per fare degli esperimenti e capire se quel dato specifico, quindi la percezione online, il sentiment online, la reputazione online, fossero in qualche modo collegati alle revenue. Ecco, su questo specifico tema esistono decine di studi, quindi era, come dire, fare una riprova. C'è uno studio molto importante della Cornell University che trova anche un fattore di correlazione tra la reputazione online e le revenue, 1.42 se non ricordo male. Comunque cercate su Google e trovate anche lo studio della Cornell University. Quindi insomma, c'è una vasta letteratura su come le performance online e la percezione online influenzino direttamente le revenue e le performance reali di un'azienda. Questo è esattamente quello che stiamo facendo oggi per le due più importanti banche italiane. Formiamo una serie, quindi validiamo e arricchiamo, facciamo enrichment su una serie di dati legati ai loro clienti e forniamo degli indicatori di performance legati a quello che accade nel digitale. In particolare forniamo il sentiment, numero di contenuti, rating, cioè tutte quelle informazioni che in qualche modo influenzano i clienti dei loro clienti nella scelta e quindi influenzano le revenue. È un modo per avere dei parametri predittivi legati in real time che vanno ad integrare, non a sostituire, ci mancherebbe,
e a validare i modelli di rating tradizionali. Ovviamente non è l'unico modello di business. Avendo tutti i dati geospaziali, quindi quantitativi e qualitativi, di attività che possiamo fare con questi dati, ce ne sono N, dal anche B2B2C, quindi dal fornire i POI stessi, ad esempio, nelle varie app che le banche hanno per fornire ai loro clienti. Vi faccio vedere ad esempio che è questo che vi stavo dicendo, no? Avendo i dati, tutti i dati che abbiamo nel nostro data lake sono accessibili a livello di singolo POI, quindi può essere interrogata l'API per ogni singola azienda del territorio con vari modi di cercare l'azienda, fino a cercare a livello territoriale, cioè un poligono o un'area e dati aggregati di quello che accade in quello specifico, in quella specifica area. Questo è una modalità specifica che stiamo usando con il mondo real estate, come potete immaginare, in modo da avere maggiori informazioni su specifiche aree e prendere decisioni migliori per così pianificazioni e sviluppo legato al mondo immobiliare. Questo è un esempio. Quindi in modo che si possa vedere attraverso un semplice report quello che accade in un'area, di cosa parlano le persone, qual è la percezione, quali sono i punti, i comparti economici che vengono percepiti in maniera più positiva e più negativa e così via. Gli esempi che vi faccio sono sostanzialmente tre. Il primo è la prima società immobiliare al mondo, sono JLL a Londra, loro comprano da noi dei data pack, dei report fatti su delle aree e li usano per appunto pianificare lo sviluppo e prendere decisioni più consapevoli e in maniera anche più veloce. Prima di noi, per fare questo tipo di indagini, normalmente c'erano persone fisiche che si locavano nella location per diversi giorni per fare delle indagini e comunque avevi solo una visione parziale, anche facendo survey hai una visione di una settimana, due settimane, pensate il costo rispetto a un report generato automaticamente e che ti dà appunto il 100% dei dati disponibili online. Il secondo caso che vi faccio è quello che vi raccontavo prima, lavoriamo con Unicredit dal 2015 e recentemente anche con l'altra grande banca, e con progetti leggermente differenti, ma sostanzialmente alla base c'è l'uso dei nostri dati per la validazione dell'arricchimento dei dati dei loro clienti e anche la comprensione, nel caso di Unicredit, di logiche territoriali a supporto appunto dello sviluppo del territorio. Il terzo caso, che è un po' laterale, ma ve lo racconto perché è interessante, perché stiamo studiando con una banca online di fare una cosa simile, è l'utilizzo dei nostri dati in un'ottica B2B2C. Swisscom in questo caso sta utilizzando il nostro database per popolare una mappa del loro portale che si chiama Local Search, una sorta di pagine gialle svizzere, e i dati delle aziende geolocalizzati sono dati nostri. Ecco, questa stessa cosa immaginatevela all'interno di un'app di mobile banking e di fatto lo stiamo in questo momento proponendo e ne stiamo parlando con alcuni attori che devono fornire anche dei servizi per tenere i loro clienti all'interno dell'applicazione e non fargli usare app differenti, no? Quindi quali sono i negozi che accettano la mia carta di credito o dove posso, qual è il miglior ristorante vicino a te che ha determinate caratteristiche, tutte informazioni che abbiamo e che possono essere messe su una mappa e distribuite in N modi differenti. Io direi che ho finito con 2 minuti di anticipo, quindi recuperiamo un po' del ritardo iniziale. Perfetto, grazie mille Mirko. Provo a riproiettare. Ok, perfetto. Qui le cose che ci hanno raccontato Ferruccio e Mirko sono interessanti per noi perché
Queste sono presentazioni di quello che è la loro capability che hanno portato sul mercato in maniera indipendente. E ad oggi stiamo lavorando per incrociare le nostre e le loro capability per costruire cose nuove. E magari poi avremo più tempo di raccontarvi. In ultimo vi passerei alla parte di scenario, diciamo un pochino più alta di quello che stiamo vedendo, parlando con i principali istituti finanziari europei, ma anche con le fintech e con le grandi corporate, ed è il fatto che quello che vi ho fatto vedere, quello che abbiamo fatto, è assolutamente un percorso di valore, ma si posiziona in uno scenario sempre più ampio, ovvero sicuramente il punto d'ingresso dei servizi finanziari e l'evoluzione dell'open banking verso una molteplicità di servizi che vadano dagli investimenti alle assicurazioni può essere una buona arena competitiva per operare nel mercato dell'open finance, ma la cosa più interessante, sfidante, se volete, a lungo termine che stiamo vedendo è che in realtà le barriere tra i settori, quindi player che magari operano in settori industriali piuttosto che tecnologici, piuttosto che energia, servizi o telco, stanno più o meno cercando tutti di competere su un nuovo level playing field, quindi un nuovo campo in cui ognuno cerca attraverso la propria capacità e la propria anche predisposizione e propensione a costruire degli ecosistemi di accapararsi se volete, il cliente. Quindi è tutto costruito attorno alla possibilità, come diceva appunto Mirko prima, di riuscire a tenere il cliente il più possibile all'interno del proprio ecosistema, all'interno della propria journey. E su questo l'ecosistema fintech e finanziario in genere è molto ben posizionato su quelle che sono le sue attività di forza, quindi sulla possibilità di gestire grandi flussi informativi, di gestire un'esperienza di fiducia con il cliente, però allo stesso tempo corre dei rischi perché gli altri settori che si stanno affacciando su questo nuovo mercato, diciamo molto più grande e molto meno diviso, definito, sono tipicamente più dinamici di quello che può essere un'istituzione finanziaria, meno regolamentati, il che dà la possibilità, diciamo, di provare a sperimentare in maniera più rapida e anche più, se volete, corsara delle nuove iniziative, e hanno un'intensità tecnologica, soprattutto se penso ad alcuni player, diciamo big tech, molto molto superiore a quella che ad oggi è presente nell'ecosistema finanziario. Questo perché, diciamo, perché la nostra ambizione è quella di andare a giocare un ruolo sempre più aperto, che passi dal banking al finance e in più anche dialogare con realtà come Bandier, The Data Peel, che hanno delle applicazioni in campo finance ma sono anche molto forti su dei servizi che sono più trasversali e quindi che possono abilitare dei casi d'uso in maniera più massiva in questo scenario di mercati che si stanno aprendo e di settori che si aprono, perché nella nostra visione l'idea che dobbiamo giocare come Fabric, come player di Open Finance, è quella di abilitare gli imprenditori, quindi le aziende, a riuscire a mettere insieme i puntini per costruire i servizi e i prodotti di domani in chiave aperta. Tanto per farvi un esempio, provate a pensare quale sarebbe lo scenario abilitato da un'auto a guida autonoma collegata all'app di Uber. In US lo stanno già testando. Potenzialmente è un'applicazione che nella vita di tutti i giorni di tantissime persone, sia lato, se volete, producer, quindi gli autisti, sia lato consumer, cioè chi deve fare il commuting ogni giorno, è potenzialmente rivoluzionario. In più qui si vede solo un'applicazione di due punti. L'idea che noi abbiamo è appunto quella di continuare ad arricchire l'ecosistema in applicazioni dove siamo forti, quindi la possibilità di operare come veri contributori nello sviluppo di tecnologie fintech, finance e banking, operando con altri e abilitando altri a poter costruire nuovi modelli di servizio. Qui è uno degli scenari che il mondo della finanza, soprattutto il mondo payment, guarda con più interesse, ed è quello di scenari in cui ci siano dei pagamenti o delle catene di trasmissione del valore machine to machine,
Provate a immaginare quattro industry totalmente diverse, quindi una dei consumi degli elettrodomestici, quindi un frigo smart collegato a un magazzino e-commerce automatizzato, più, diciamo, una delivery automatica, tutto collegato da un player o un provider di pagamento. Chiaramente questo può generare, oltre a generare una mera competizione tra industry che tipicamente erano separate, sicuramente può generare nuove opportunità e lo sviluppo dei nuovi casi d'uso. Concludo con questa citazione di Mark Twain che accomuna, diciamo, tutti i partecipanti e gli speaker a questo webinar, che dice che durante, diciamo, la corsa all'oro, che è un po' l'accelerazione della tecnologia e delle applicazioni che stiamo vedendo tutti i giorni, è un buon momento per stare nel business delle pale e dei picconi. Perché? Perché dà la possibilità, appunto, di abilitare quelli che sono i player a nuovi modelli e, appunto, riuscire a seguire la corsa in una maniera magari un pochino più nascosta, quindi non andando direttamente sul cliente, ma sicuramente avendo la possibilità di scalare e di poter servire un numero di player multipli che possano anche, appunto, gestire questa capacità di andare oltre i confini che ad oggi sono abbastanza definiti. Io, raccontandovi questo, vi ringrazio e lascerei spazio alle vostre domande. Ok, provo a raccogliere qualche domanda dal pubblico. Relativamente a quali sono le industrie più vicine a quelle, diciamo, fintech e finanziarie che possono affacciarsi a questo tipo di competizione, sicuramente tutte le componenti digital, quindi se volete anche i GAFAM piuttosto che i player cinesi che in questa fase stanno veramente spingendo tanto anche sull'Europa. Paradossalmente alcune esperienze molto molto interessanti anche in Italia stanno venendo dagli operatori che tipicamente hanno una forte base clienti e una forte relazione con il cliente finale, ma che hanno dei prodotti che devono essere astratti dalle industrie commodity. Penso agli operatori di utilities piuttosto che, appunto, agli operatori telco o dei servizi. Questo è molto molto interessante perché apre nuovi scenari, appunto, di costruire quelle proposte super additive. Tutto starà nella capacità di riuscire a generare e a dividere in maniera fair il valore generato. Ok, vedo un'altra domanda. Un'altra domanda con: in che modo il modello di piattaforma è competitivo? Perché non dovrei parlare con voi separatamente? Ok, fantastico. Questa provo a prenderla io, poi correggetemi se sbaglio. Allora, la tematica è chiaramente le relazioni one-to-one disintermediate hanno un vantaggio di velocità e a volte anche di costo. La tematica è più la necessità con cui ci si serve di questa ottica di servizi. Se la necessità a cui si deve rispondere, non è il caso né di Bandier né di The Data Appeal, ma è una necessità tipicamente di commodity, sicuramente il modello di piattaforma non ha senso ed è meglio, diciamo, ragionare su un approvvigionamento one to one. Diverso è invece se si ragiona in un'ottica di costruzione di servizi, di supporto alla costruzione di nuovi servizi, piuttosto che anche ragionando in una fase di dove c'è una parte di solutioning importante relativa alle iniziative che si vogliono intraprendere, che possono essere anche di cost saving. In quel caso la piattaforma può portare, diciamo, del valore, perché è in grado di riuscire a garantire un
punto di vista olistico che può combinare le iniziative portando a qualcosa che è davvero innovativo e magari riesce anche a essere più competitivo rispetto al dover sottostare ad alcuni trade-off che tipicamente capitano quando si va a fare un sourcing diretto. Ok, leggo domanda scomoda. In cosa consiste il vantaggio economico per Fabric nell'avere una serie di fintech startup nella propria piattaforma? Ci sono ritorni economici in base alle pay call o differenti ritorni economici? Ok, provo a rispondere raccontandovi un pochino quello che è il nostro modello di collaborazione con i player fintech e non. Ovviamente come tutte le piattaforme noi abbiamo producer, come diciamo nel caso dei due partner che oggi hanno presentato con me, e ci sono dei consumer che tipicamente possono variare su tre verticali. Possono essere istituti finanziari grandi, medi o piccoli, fintech, quindi player molto più dinamici, piuttosto che corporate, che ovviamente ad oggi si rivolgono in prima battuta per esigenze di banking, ma stiamo ampliando la nostra, diciamo, il nostro perimetro operativo, come vi raccontavo nelle slide, quindi passando al finance e con l'aiuto appunto dei partner anche su altri verticali. L'idea è quella di riuscire il più possibile a generare delle sinergie di offerta, quindi ad andare insieme sui clienti, quindi avere go to market congiunte, il più possibile generare delle proposition super additive. Vi faccio l'esempio di The Data Appeal. Il razionale è The Data Appeal è fortissima sulla parte di location intelligence, di analisi dei dati che diciamo scaturiscono dai feedback e di quello che è presente online. Noi abbiamo una fortissima core competence e anche la capacità di vedere su analisi e metadati transazionali, quindi tipicamente di transazioni di pagamento. Capite che mettere insieme i due mondi genera per il cliente, piuttosto che per il player che ha un determinato tipo di necessità, come può essere il credit scoring, un asset incredibile. Dal punto di vista, diciamo, dell'economics, ovviamente dipende un pochino dal caso d'uso, però non applichiamo un modello in cui, diciamo, ci sono dei grandi scalini all'ingresso, nel senso che tipicamente la partecipazione all'ecosistema è appunto gratuita, l'esposizione delle API è gratuita. Chiaramente siamo molto selettivi perché facendo investimenti per armonizzare quello che è il patrimonio di offerta dei nostri partner sulla piattaforma, proseguiamo quelle partnership solo dove crediamo fermamente che ci sia una sinergia e la possibilità appunto di costruire qualcosa in questa logica super additiva. Scusate, un'ultima domanda, una domanda più tecnica relativa alla condivisione delle slide. Purtroppo non possiamo condividere le slide, però pubblicheremo, diciamo, il webinar sui nostri canali YouTube e faremo un podcast sul nostro canale Fabric Spotify, quindi se avete necessità potrete, a valle di questo webinar, potrete riascoltare e rivedere il contenuto lì. Okay, un'altra domanda: cosa dite su Open Finance a livello globale? Ok, una domanda difficile e molto generica. A livello globale, in realtà, diciamo, l'Open Finance si articola su due principali filoni. C'è il filone delle piattaforme, che è quello che vi abbiamo raccontato oggi, e abbiamo invece il filone proprio dei financial institution. Tipicamente che cosa succede? Ci sono delle fintech che in questa fase stanno arricchendo la propria offerta in maniera, se volete, one to one, quindi player dei pagamenti che fanno partnership piuttosto che acquistano player assicurativi, piuttosto che invece ci sono altri player come le Challenger Bank che, pur avendo un contatto diretto col cliente, seguono delle strategie di piattaforma, quindi aprono
la propria clientela all'inserimento di nuovi servizi. La cosa molto interessante che stiamo osservando è che tipicamente hanno molto più successo le iniziative che prevedono un'apertura con controparti multiple rispetto a quello che una volta, diciamo, cioè all'M&A classico piuttosto che alla partnership one to one. Questo perché si riesce a essere più veloci, diciamo meno con un minor onere operativo e anche, se volete, organizzativo per riuscire a far dialogare le realtà, ma soprattutto anche perché sono delle iniziative che richiedono anche molta attività di trial and error, quindi non è necessariamente detto una partnership disegnata sulla carta in questo contesto di evoluzione molto veloce possa realmente poi scatenare le sinergie. Ok, prendo l'ultima domanda e poi lascerei Ferruccio e Mirko se rispondere a qualche domanda. Come vedete la blockchain, visto il vostro particolare modo di gestire e condividere i dati? Ok, questa è una domanda interessante. Allora, tipicamente la piattaforma si basa su qualche forma di intermediazione, quindi il passaggio piuttosto che l'abilitazione tecnologica vede sempre coinvolto il ruolo di piattaforma, il che apparentemente sembra in contrasto con la disintermediazione e le logiche dei distributed ledger come la blockchain. Quello che noi stiamo portando avanti e che è un pochino la nostra visione su cui ad oggi non abbiamo ancora trovato un caso d'uso realmente interessante e che abbia i ritorni di economics su cui cimentarci, è la possibilità di rendere interoperabile le due logiche e i due sistemi, ovvero nulla vieta, e questo è una cosa che abbiamo già in studio e quando troveremo l'applicazione giusta lo porteremo in realizzazione, di avere un nodo blockchain, se volete, in white label, in grado di gestire più blockchain multiple, anche un nodo virtuale, che sia accessibile via API esposte sulla nostra piattaforma. Questo renderebbe totalmente interoperabili e, dialoganti le due logiche, anche perché chiaramente, essendo proprio paradigmi diversi, vanno a servire delle esigenze tipicamente diverse. Non per tutto va bene la piattaforma, è altrettanto vero che non per tutto va bene la blockchain, che ha una serie di criticità, soprattutto diciamo nei sistemi in cui c'è una forte componente di fiducia, come quello finanziario, dove si preferisce gestire, dove c'è a volte anche una necessità di compliance nell'avere l'intermediazione. Ok, perfetto. Io direi che per oggi abbiamo terminato. Ringrazio ancora Ferruccio e Mirko per essere stati con noi. E ci aggiorniamo e a presto. Se volete, appunto, vi ricordo che i nostri webinar sono disponibili sul canale YouTube e Spotify, verranno poi ripresi su LinkedIn e sui canali social. Nel caso noi ovviamente ci scarichiamo tutte le domande che ci avete fatto e cercheremo di darvi, ove possibile, riscontro. Grazie mille e grazie per essere stati con noi e buona serata. Buona serata. Grazie Alberto. Grazie a voi. Ciao.